Ben ritrovati, una nuova puntata della Stanza del Sindaco. Siamo in Piazza Arengo, Palazzo dell'Arengo, siamo in un contesto storico particolarmente importante e siamo in una città che racconta molto delle Marche e dell'essere marchigiani. Siamo ad Ascoli Piceno e siamo nella stanza del Sindaco Marco Fioravanti. Grazie Sindaco. Ciao a tutti, benvenuti nel Palazzo dell'Arengo e benvenuti ad Ascoli. Grazie Sindaco, una elezione quella che l'ha portata qui alla guida di questa città, che è anche capoluogo di provincia e che conta circa 48.700 abitanti, dopo una cavalcata importante iniziata qualche tempo fa, quando si sono sciolte le riserve, così si dice a livello politico, e lei è stato indicato quale candidato sindaco, successore di Guido Castelli, che ha tenuto la città per 10 anni. Una candidatura arrivata come sindaco? Ma una candidatura, diciamo, che era nell'aria da diversi mesi, dove c'era una bella mobilitazione, diciamo, su una candidatura giovane e dinamica. In più Giorgia Meloni credeva fortemente tra le città italiane a puntare sulla città di Ascoli e sulla mia figura. Io sono cresciuta nelle file del partito di Fratelli d'Italia e quindi diciamo, è arrivata non inaspettata ma nemmeno scontata, e quindi per me è stato un motivo di orgoglio e di grande responsabilità guidare una coalizione politico e civica, perché avevamo sia i partiti che le liste civiche. Abbiamo fatto una bella coalizione cittadina cercando di interpretare tutte le esigenze della città sui vari strati della città, e quindi abbiamo fatto una proposta anche un po' innovativa ed alzando un po' il livello. Questo oggi comporta poi avere la responsabilità di mettere in pratica quello che abbiamo promesso e quello che abbiamo lanciato, il sogno che abbiamo lanciato per gli ascolani. Quindi oggi da parte mia c'è un grande peso sulle spalle, e quindi quei giorni sono stati veramente entusiasmanti, perché scendere nelle piazze in mezzo agli anziani e più giovani, a donne e Contatto, bambini, no? il contatto diretto che io ho avuto sempre in realtà nella mia vita politica e cittadina, e ovviamente nella fase di campagna elettorale è più amplificato, perché quotidianamente sei a contatto con le esigenze di donne e uomini, bambini ed anziani, e quindi ho cercato di ascoltare e trasformare le esigenze del popolo in proposta politico-amministrativa. Su questo ci è stata data la fiducia ampia degli ascolani, e oggi abbiamo l'onore, ma anche l'onere soprattutto, di dover rappresentare nelle sedi istituzionali e dover continuare, secondo me, a mantenere quel rapporto diretto. Infatti io ho attivato un sistema di apertura di questo ufficio, cerco di rimanere molto in mezzo alla piazza, perché mi sono definito il sindaco del popolo, e quindi la capacità di interpretare quotidianamente il sentimento degli ascolani. Bisogni e necessità. Una campagna elettorale molto vivace, un po' come sempre qui ad Ascoli, però 7 candidati, un momento particolare anche per la politica nazionale. Lei, appunto, espressione di Fratelli d'Italia, poi la Lega, le 8 liste civiche a sostegno. 7 candidati però cominciano ad essere tanti e il primo turno si conclude con lei avanti e il suo competitor, il secondo è un altro ex Sì, sindaco di Ascoli, tra l'altro molto amato, anche apprezzato in città, Piero Celani, che è consigliere regionale in questo momento. Anche lui è espressione di un centrodestra, insomma, che lo ha sempre caratterizzato, più civico, comunque è cresciuto certamente nelle fila di Forza cresciuto nelle Italia. file di Forza Italia. Perché questa città ha espresso queste due realtà, un po' appartenenti allo stesso ambito, quindi un po' sugli stessi temi, non trovando spazio per altro. Come si legge questo? Ma diciamo che io ho un ottimo rapporto sia con tutti i candidati, in realtà, così come con Piero Celani e con tutti gli altri candidati. In realtà ad Ascoli 7 candidati, ma 7 candidati di livello, una qualità molto alta di capitale umano, e Partito soprattutto Democratico, Partito 5 Democratico e 5 Stelle, Stelle, e poi c'era una lista di liste giovani
di ragazzi, poi c'era Casa Pound. Comunque il dibattito, seppur è stato amplificato dalla campagna elettorale, è stato molto corretto e sui temi della città e non sugli insulti personali che secondo me sono fini a se stesse. Il motivo per cui ha portato a questa frattura sinceramente non lo so, però sicuramente c'erano, diciamo, delle vedute differenti sulla città, c'era un approccio, diciamo, diverso anche a livello amministrativo, non ci siamo ritrovati anche su alcuni aspetti. E quindi sì, c'è stata questa parentesi elettorale un po' particolare, anomala della politica, perché venivamo più o meno dagli stessi ambiti, però con delle visioni di città. Oggi gli Ascolani ci hanno dato fiducia su questa visione che volevamo dare di città noi per quanto riguarda la salute degli Ascolani, per quanto riguarda la sicurezza delle scuole, il turismo. Per quanto riguarda lo sviluppo industriale, la crisi demografica che dobbiamo affrontare, quindi le problematiche sono tante, la nostra idea di città è stata approvata dagli Ascolani. Oggi bisogna mantenere quel consenso perché con l'entusiasmo si riescono poi a fare le cose e nello stesso tempo metterle in atto con un sistema decisamente complesso, lo vediamo dal codice degli appalti che a varie interpretazioni tra Corte dei Conti, Procure, ANAC, dà spesso libere interpretazioni anche difficili per costruire un appalto pubblico. Quindi Figuriamoci quando una città come Ascoli, per esempio, deve affrontare tutta la partita della ricostruzione quando c'è la partita del post-terremoto. terremoto è ancora più complesso perché con le procedure ordinarie che già sono complesse di per sé. Andare ad approcciare a risoluzione di problemi straordinari ovviamente è difficile, però quando mi sono candidato conoscevo il sistema delle regole, quindi non è che voglio stare qui a piangermi addosso. Il sindaco deve mettere in campo tutto quello che ha e fare anche di più. Io quindi sono determinato a voler portare a casa i risultati su tutti i fronti, lavoro tantissimo, 15 ore al Com'è cambiata la sua giorno. vita dopo l'11 giugno, poi, no? Sostanzialmente, Dall'11 quando sono arrivati i risultati Sì. dei ballottaggi, lei con quasi 12.000 voti diventa sindaco di Ascoli, la percentuale del 59,3, per essere precisi. Sì, quasi il Esatto. 60%. E diciamo che la notte tra il 10 e l'11 è stata la giornata più bella della mia vita, perché comunque a 36 anni essere il sindaco più giovane della tua città e poter rappresentare la tua città penso che sia l'orgoglio massimo di ogni essere umano. Quindi per me è un giorno indimenticabile che rimarrà impresso nella mia vita per sempre. E dall'11 però ovviamente è cambiata la vita, perché bisogna poi prendere in mano una struttura complessa come quella della pubblica amministrazione di un comune. Noi Io dico abbiamo circa sempre fuori e 400. dentro il Sì, palazzo, no? c'è un equilibrio tra il fuori e il dentro. Io sto cercando di mantenere l'equilibrio tra il dentro, che sarebbe la gestione ordinaria anche della struttura del Certo. personale dei dirigenti, il rapporto con gli assessori quotidiano, con i consiglieri e anche la capacità di programmare iniziative di lungo periodo e quindi le scelte strategiche dobbiamo farle ad inizio mandato e quindi la capacità e la capacità di rimanere fuori al contatto con le persone per mantenere la retta via, perché ascoltare, io dedico molto tempo all'ascolto perché ascoltare il tuo popolo, ossia coloro che ti hanno dato la possibilità di poter prendere in prestito la città, perché non è nostra la città, e credo che sia fondamentale. Quindi io dedico un 50% al rapporto con la città e anche a cercare anche di essere partecipe ai tanti inviti che ho e un 50% a orientare la struttura e a dare una visione Quindi è un strategica. sindaco al 100% o H24 Eh sì, quasi. ormai sono H24 sindaco, lavoro tantissime ore, al di là delle 6-7 ore di sonno, il resto lo dedico totalmente a questa città. Penso che questa città ha bisogno di un sindaco che si dedichi totalmente adesso a risolvere le problematiche, ma anche a cercare di dare una visione strategica. Quello che sto cercando di fare è proprio orientare, perché possiamo riaccendere i sogni di una città anche dopo un sisma e lo stiamo facendo con l'entusiasmo delle persone, ma i sogni senza un obiettivo non hanno senso. Quindi
unire il sogno a una direzionalità e ogni azione metterla dentro questo canale di direzionalità. Io ho la visione ben chiara, ma non perché l'ho io, perché dopo 4 mesi ascoltando, sto cercando di interiorizzare tutte le esigenze del mondo delle imprese, dell'associazionismo, del mondo dei disabili, del mondo dei più piccoli. C'è un unico comune denominatore in queste richieste, in quello che ascolta dai suoi cittadini, qualche grande tema che accomuna un po' tutti? Ma il grande tema che accomuna tutti è il lavoro. Sono due aspetti. Da una parte il lavoro e il secondo è quel valore di comunitario. Oggi la società che viviamo mette in condizione ognuno di noi a chiedere di più di quello che ognuno di noi può dare. Quindi a volte c'è un senso di solitudine delle persone. Quindi il valore di essere città, di sentirsi parte di un'identità, e questa è un'esigenza che sento molto dai miei Poi cittadini. da questo derivano anche altri aspetti, no? Eh Come la sì, sicurezza, essere comunità vuol dire anche impegnarsi, migliorare. Impegnarsi, riconoscere i propri valori, la propria storia, le proprie Certo, tradizioni, saper saper accogliere. accogliere, essere. Cioè se uno si sente parte di una cosa, poi ci si impegna, no? Sì, Di si una cosa, impegna di anche una a città, difenderla, come il certo. degrado, l'imbrattamento sui Certo, muri, la cura del verde, Questo si era l'attenzione un po', si era un all'ambiente. po' perso, sindaco. Non dico ad Ascoli, Si credo che sta sia, perdendo a livello credo generale, sia si sta una perdendo a luce, ma livello poi una città generale. così anche grande e Sì. complessa con le sue periferie anche, Sì, no? Quindi abbiamo questo oltre grande 70 frazioni noi. 70 frazioni. Sì, quindi è una città molto complessa ed Questo è articolata un da grande gestire. lavoro È un grande lavoro. Infatti, che si è. per la prima volta nel piano per le pubbliche ho voluto fortemente scindere due tipi di risorse, quelle per le strade urbane e quelle per le strade extraurbane, proprio per destinare delle risorse all'attenzione delle frazioni, perché anche questo tempo che viviamo, dove ad esempio ci torneremo magari più tardi, il punto nascita, se non raggiungi X parti lo spostiamo, il punto postale se non raggiunge tot operazioni lo Certo. chiudiamo, il bancomat lo chiudiamo. Secondo me è una lettura sbagliata del futuro, perché la città deve mantenere tutte le sue frazioni, tutte le sue identità, tutto l'insieme della storia che compone questa città, così come la chiusura delle classi se non raggiungi un tot bambini. Questa direzione di andare a centralizzare depotenzia le aree interne e quindi uccide i territori interni e montani. E quindi io combatto perché io non destinerò mai delle risorse per rifare una strada in base ai numeri di abitanti che ci sono, ma in base alla storia di quella frazione. Tutte le frazioni voglio fare un piano per recuperarle perché. Se recupero la strada, do un senso di sicurezza e di bellezza di quella frazione e magari tornerà anche a viverci qualcuno. Se invece lasciamo al degrado, perché non ci sono i numeri, è come un cane che si morde la coda, si degrada sempre di più e si scompare sempre di Una più. sorta di inversione di tendenza, insomma, dove la dignità e le persone magari vengono messe prima di qualche numero o algoritmo. L'altro elemento mi diceva il lavoro, questa è un'area anche riconosciuta a livello regionale e nazionale come Area di crisi di complessa. crisi complessa, no? Che già a dirlo uno si sente un po' male, vuol dire che c'è un riconoscimento di una difficoltà e arrivano delle possibilità, degli aiuti, soldi, ma non solo, no? Per farla in maniera semplicistica. Vuol dire però che le persone, magari i giovani, vanno altrove a cercare lavoro, le imprese non investono. Un sindaco come la vive? Lei che cosa può fare? Allora, io sto cercando di mettere in campo tante iniziative che dirò. Parto da un presupposto che io non sono soddisfatto dell'area di crisi complessa, perché secondo me è come un'aspirina a un malato di tumore. Noi abbiamo bisogno della zona economica speciale e questa è una battaglia che porto da tempo e da sindaco del capoluogo la ribadisco, la zona economica speciale di tutta l'area del Piceno potrebbe consentire nuovi insediamenti industriali perché Chiaro. ovviamente è una legislazione Agevolata. agevolata ma particolare che dà dei sostegni importanti anche a livello infrastrutturale e quindi anche di interventi infrastrutturali. E la seconda è la possibilità di derogare le leggi sul territorio. Sulla possibilità di far lavorare le aziende del territorio.
territorio, ossia la deroga della legge della concorrenza europea. Sapete che la legge sulla concorrenza europea prevede che tutte le aziende siano messe sullo stesso livello, che vengano da Barcellona piuttosto che da Ascoli Piceno, ma io credo che quelle di Ascoli Piceno oggi partono con un deficit importante che è quello del terremoto, quindi bisogna dargli degli strumenti per poter avere la possibilità di trasformare la ricostruzione delle case in sviluppo economico e di lavoro, quindi far lavorare le imprese il territorio ha doppia valenza, non solo di ridare la casa al povero cittadino che non ha la casa agibile, ma anche di far lavorare un'impresa al Di territorio, un artigiano, rimettere un in moto idraulico, un l'economia elettricista, che rimettere in moto fatica proprio un'economia. magari anche per il terremoto, Sì, che quindi potrebbe sviluppare anche sull'aspetto del commercio in centro storico, perché è un altro dei temi importanti della nostra città. E quindi questa è un po' la mia visione su questo aspetto. Sindaco, lo accennava prima. C'è tutta una serie di cambiamenti che prevedono anche una nuova visione di città, un nuovo modo di interpretare la cittadinanza. Questo passa anche attraverso altri temi importanti per ogni cittadino, come quello della salute, cioè questo nuovo piano socio-sanitario che è regionale, perché la materia è gestione regionale, però i sindaci e i territori non possono no, subire le decisioni prese in questo caso ad Ancona, magari concorrono a quelle. Ad Ascoli, come sarà la nuova situazione? Io sulla sanità ho una visione molto chiara, molto determinata e studiata da tempo. Io 2 anni che faccio delle battaglie per scongiurare la chiusura del Mazzoni e questo è uno dei motivi per cui gli ascolani mi hanno anche dato fiducia a poter rappresentare la città. Infatti, finché il buon Dio mi dà la forza e finché farò il sindaco, io difenderò sempre il rafforzamento dell'ospedale Mazzoni e che non venga fatto l'ospedale unico perché sono totalmente contrario. Però al di là di questo, io sto organizzando, abbiamo già mandato un invito al presidente Ceriscioli, un consiglio comunale aperto. Poi anche nella conferenza dei sindaci cercherò di concordare con gli altri sindaci e cercare di far capire la mia proposta. La mia proposta prevede un'azienda ospedaliera del Piceno, quella che ad esempio c'è a Pesaro ad Ancona. L'azienda ospedaliera significa avere un'autonomia finanziaria e giuridica, una partita IVA del territorio. E quindi noi che abbiamo una grande attrattività, grazie al personale medico ospedaliero, noi abbiamo medici eccellenti al Mazzoni e questo ci consente di attrarre flussi di utenza dal vicino Abruzzo. L'utenza in entrata, i costi vengono imputati al budget destinato a Marche Sud, le entrate vengono redistribuite sulle Marche. Capite che c'è un'iniquità, infatti devo dire sulla sanità questo territorio è stato sempre trattato un po' come la Cenerentola delle Marche, quindi per ridare dignità a questo territorio noi non chiediamo aiuti, perché siamo abbastanza responsabili. Noi chiediamo un'autonomia finanziaria e giuridica, ossia oggi avere l'azienda ospedaliera del Piceno significherebbe che non bisogna rispettare il conteggio che stanno facendo, ad esempio adesso è uscita la notizia che se non arriviamo a 500 parti il reparto di neonatologia potrebbe chiudere. Questo, se ci fosse l'azienda ospedaliera, Non non succederebbe. succederebbe, quindi non sarebbe conteggiato così. E una serie di opportunità anche per cercare di lavorare con quell'autonomia finanziaria e giuridica, cercare di lavorare sulla riduzione delle liste d'attesa, sul miglioramento dell'impiantistica innovativa, le nuove tecnologie che ci servono, ad esempio la robotica che è arrivata a Macerata, qui no, fare investimenti. Io dico sempre, l'eccellenza della sanità non si fa sulle sacchette di cemento, si fa sugli impianti, sui macchinari, sulle tecnologie e sul Sui personale mezzi, medico. E sui tra mezzi. l'altro il personale medico qualificato da una parte e dall'altra lavorare anche sulla motivazione del Certo. personale, perché parliamo di un personale che non è che lavora con le macchine, lavora con gli esseri umani, con la salute dei nostri cittadini, con la salute dei nostri Sarà familiari. un po' complicato però perché appunto stavano dando avanti questo discorso sul nuovo ospedale del Piceno, no? Poi dove verrà localizzato ancora non si sa, però
Io sono pronta a fare ogni azione per difendere la presenza del Mazzoni. Ho garantito alla mia città che questo non avverrà, lo ostacoleremo con tutte le nostre forze e quindi impediremo che venga fatto l'ospedale unico, perché questo significherebbe indebolire totalmente sia la parte interna che la parte marittima per centralizzare i servizi e andare anche a mettere in difficoltà tutta l'area montana, che comunque avrebbe un ospedale non di prossimità ma molto distante. E in più c'è un altro aspetto, che l'ospedale rappresenta ad Ascoli la prima azienda del territorio. Portarla via significa anche impoverirlo di un'azienda importantissima, fatta di personale eccellente che qualifica anche la città stessa. E quindi io credo che questo non avvenga e mi batterò perché non venga fatto l'ospedale unico, ma soprattutto voglio lavorare su questa proposta e condividerla con tutti i colleghi sindaci. L'azienda ospedaliera su due plessi, il Mazzoni e Madonna del Soccorso, due plessi che possano avere un'azienda unica con una politica sanitaria dove magari possiamo proporre delle eccellenze da una parte e dall'altra, e però mantenere i servizi essenziali in tutte e due le strutture ospedaliere. Questa è un po' la visione che ho, che potrebbe diventare una delle aziende più interessanti a livello sanitario delle Marche, perché siamo a cavallo del vicino Abruzzo, mentre Certo. la parte nord delle Marche ha una mobilità in uscita, noi abbiamo una mobilità in entrata e questo potrebbe consentire anche degli investimenti importanti dal punto di vista di innovazione sanitaria. Lo Staremo a vedere che cosa succederà su questa partita speriamo. che è molto importante e mette in campo anche il futuro di un intero Eh sì. territorio. Le vorrei chiedere, perché qualcosa me lo accennava durante l'intervista, che ruolo può avere questa città e quali sono le sue potenzialità, magari ancora inespresse? Che cos'è Ascoli Piceno per le Marche, ma non solo? Allora, Ascoli Piceno può e deve diventare, io ho le idee molto chiare, può diventare la capitale della cultura italiana, perché ha tutti i requisiti per poterci ambire e stiamo lavorando in questa Adesso direzione. c'è anche questa nuova possibilità di diventarlo Eh ufficialmente, sì, no? Come ha anche fatto, non dico ufficialmente. Matera, ma piuttosto Potremmo o di lavorare. concorrere Sì, anche, concorrere anche ufficialmente, come hanno fatto ma altre città. io parlo anche di creare le Certo. fondamenta per poter far diventare la cultura, le nuove fabbriche del Piceno, l'opportunità di sviluppo economico, culturale e anche di lavoro. E poi la direzionalità è quella di una città turistica che punta ancora di più a valorizzare e recuperare tutto il centro storico con un'attrattiva importante, e infatti stiamo lavorando su un piano di marketing territoriale di 700.000 euro, una cosa straordinaria per una città, e quindi andremo a promuovere Ascoli in porti, aeroporti, stazioni con testimonial, azioni di marketing territoriale importante, e quindi vogliamo ridare subito slancio post-sisma con una comunicazione positiva, quindi Ascoli città della cultura, del turismo, e quindi in sé anche un piano straordinario di sviluppo della viabilità e della sosta in centro storico, perché dobbiamo rilanciare anche il commercio, e quindi su questo stiamo sviluppando idee. E poi c'è l'aspetto dello sviluppo industriale. Ascoli, seppur avendo avuto diverse delocalizzazioni di gruppi importanti, ha mantenuto un'ossatura imprenditoriale importante. Io sto sviluppando un tavolo, diciamo, permanente con il mondo delle imprese per cercare di elaborare un piano di attrattività e spiegare le 10 motivazioni per cui investire ad Ascoli e dirlo al mondo intero. Io voglio fare il commerciale di Ascoli in giro per il mondo, e quindi ad esempio alla presentazione dei campionati di Serie B che abbiamo avuto ad Ascoli, grazie a una sinergia con la società dell'Ascoli Calcio, abbiamo avuto la presentazione del calendario Serie B con 20 presidenti di Serie B. A tutti loro già ho lasciato un documento per far capire le opportunità anche fiscali per poter investire su questo territorio e quindi diventare attrattivo per investimenti, ma non solo sullo sviluppo industriale, ma anche sullo sviluppo del patrimonio, perché noi abbiamo tanto patrimonio che possiamo riconvertire a recettività e quindi strutture alberghiere recettive, ma anche cercare, visto che Ascoli è tra le città più importanti sulla qualità della vita,
sviluppare progetti che migliorino la qualità della vita collegati al territorio ascolano. Siccome ci sono grandi gruppi che stanno puntando proprio questa allo direzione. sviluppo del miglioramento della qualità della vita, legare qui progetti pilota che puntano alla qualità della vita e quindi far diventare Ascoli la città del benessere, il benessere psicofisico, e quindi su questo c'è molto da lavorare. Io ho iniziato già relazioni importanti, sto facendo, però non lo sto urlando all'esterno, perché secondo me l'aspetto più importante oggi è portare a casa il Il risultato. risultato e poi comunicarlo, perché anche la politica spesso sta diventando solo comunicazione. Bisogna legare i risultati concreti con la comunicazione, nello stesso tempo, oltre a comunicare, ascoltare, che è molto più E poi importante. un sindaco sa quanto è importante portare a casa il Eh risultato, sì, perché è il primo anche eh sì. che ha i vantaggi ma anche gli svantaggi. Eh sì. Le faccio una battuta, una città da serie A, per dire anche come questa città sia profondamente legata a questa sua storia calcistica che ha regalato tantissime soddisfazioni nel passato e che fa sempre sognare comunque. Quest'anno poi l'Ascoli è partita bene, qualche battuta d'arresto, ma siamo solo agli inizi. Ma quello che conta, forse come in politica, è avere un progetto, Avere un avere progetto e avere un visione. obiettivo. Il progetto è molto interessante. Io sono un tifoso storico dell'Ascoli, sono sempre andato Lei in va in curva, curva. continuo ad andare in Quindi curva. lo stadio da tifoso ha bisogno di Lo essere stadio ha messo a bisogno di un posto? completamento Da tifoso o da importante. sindaco? Da tifoso ha bisogno di un intervento importante. Da Ecco. sindaco uguale ho il peso Uguale, di doverlo ecco. poi mettere in Questa la campo. portiamo a casa. La demolizione l'abbiamo già Sì. finanziata, adesso la ricostruzione dobbiamo capire tra finanziamenti e un progetto con il privato, perché ovviamente il Comune di Ascoli ha già dato tanto in termini di risorse pubbliche per lo Si è stadio. tornato sindaco, Bisogna, eh? Glielo sì, dico, infatti si è sono tornato sindaco. tornato subito Da nelle vesti tifoso le piace istituzionali. questa squadra Da costruita? tifoso mi piace molto il progetto, un Il rapporto progetto. straordinario con la società, una società seria, fatta di persone molto ambiziose, ma equilibrate, rette, serie, E torna anche a affidabili. avere un radicamento sul territorio, Sì, no? Diciamo, anche ecco, perché forse era il progetto mancato Ascoli in Calcio passato. non è solo un progetto di calcio sportivo, è un progetto anche di tenuta sociale, perché ad esempio domenica scorsa con il Pescara abbiamo fatto oltre 8.000 presenze, in concomitanza c'era anche Interjuve, quindi capisce che per Si gli può fare ascolani se sì, si può ci fare sono se le ci sono le condizioni. condizioni. Quindi, è molto importante anche per tenere alto l'entusiasmo della città. Questo è un progetto a cui credo moltissimo. Sto cercando di mettere in campo tutte le energie che posso per poter agevolare questo progetto dell'Ascoli Calcio, il progetto di Ascoli Città. Ovviamente quest'anno abbiamo un gruppo interessante, un mister molto ambizioso, molto serio e determinato. C'è stata una battuta d'arresto, ma questo credo Siamo diciamo, agli inizi. fa parte del calcio, siamo agli inizi. Ovviamente è scottante perché era un derby con il Pescara e quindi più o meno era molto sentito per la città, però ripartiamo più carichi di prima. Gli ascolani sono persone rette e toste e quindi non ci abbattiamo a questo Hanno la risultato. testa dura gli ascolani, non si No, dice. sono Sono determinati, sono determinati. determinati. Usiamo un aggettivo È più gente consono, tosta, è gente gente tosta. tosta. E quindi non resta E quindi non resta che sognare, giocarsela, no? giocarsela, E sognare il sognare. massimo dei Riguarda un po' anche risultati. lei, no? Questo Sì, suo ruolo, riguarda. giustamente con tutta No, un'altra. riguarda anche me. Sì, anche me. Riguarda. Io sto dedicando molto tempo proprio sul progetto stadio, sul progetto Ascoli Calcio e su quello che possiamo generare. Anzi, io da sindaco ogni giorno ad ogni imprenditore che incontro chiedo una partecipazione all'Ascoli Calcio, perché deve essere un bene di tutti, al di là della sponsorizzazione, ma la partecipazione del mondo delle imprese attorno all'Ascoli Chiarissimo. Calcio ha un valore importante. Sindaco, siamo quasi alla fine. Oggi siamo appunto venuti da lei per questa intervista. Dopo essere stato eletto solo da qualche mese, cosa c'è in questa stanza di suo che
la rappresenta o qualcosa Ma che le è stato donato, qualcosa che vuole in anche. realtà la cosa a cui sono più legato è questa statuetta che mi è stata donata subito il giorno dopo delle elezioni, che è la statuetta di Sant'Emidio. Sant'Emidio è il nostro santo patrono e protettore dei terremoti. Io sono molto devoto a Sant'Emidio, quindi è una presenza che ogni giorno incrocio e dico una preghiera, perché il giorno in cui sono stato eletto sono andato in cripta proprio per affidarmi al nostro santo patrono. Un'altra cosa che vorrei portare invece è, purtroppo ho perso da poco mio nonno e porterò una foto di mio nonno qui dentro e la sto realizzando proprio adesso, perché anche vorrei che la sua presenza mi accompagni in questo cammino impegnativo. Aveva dedicato a lui la vittoria Eh sì, stava a subito dopo fianco a me, le elezioni. gli ho dato un bell'orgoglio in quel giorno. Lui è stato, è una delle persone più importanti della mia vita, ha dato tantissimo a me e quindi sono stato contento che è venuto a festeggiare accanto a me. È stato molto orgoglioso e soprattutto grato, perché è un uomo che viene dalla campagna, è nato e cresciuto in campagna, e quindi vedere suo nipote diventare sindaco penso che è il regalo più bello che gli potessi dare. Se lo poteva godere un po' di più, però purtroppo questa è la vita e dobbiamo prenderla così. E ci sarà tempo comunque per proseguire in questo suo percorso ricco di entusiasmo e anche magari con qualcuno dall'alto Sì, che le dà sicuramente. una mano. Io Sicuramente. la ringrazio davvero Grazie a tanto per voi. questa bella intervista e per averci raccontato un po' di Ascoli Piceno, città meravigliosa. Io quando termino le trasmissioni invito sempre tutti ad andare a visitare i paesini, Sì. perché poi le nostre interviste vanno dai centri più grandi a quelli più piccoli. Ascoli la conoscerete tutti, ma gli angoli nascosti di Ascoli, come Bellissimo. i ristoranti, come la possibilità di godersela anche in autunno, in una stagione così bella, i musei, le opportunità che ci sono davvero tante, quindi venite ad Ascoli, magari incontrate anche il sindaco e ci chiacchierate un po' come abbiamo fatto Assolutamente noi. sì, grazie a voi, per me è stato un gran piacere avervi qui nel nostro Palazzo dell'Arengo e soprattutto ad Ascoli, è stato un grande piacere, grazie per l'opportunità che ci date anche di visibilità per la città. Buon lavoro, sindaco. Grazie. Grazie a voi, ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata.